Sei più contento per il Cassano o per l'Inter? Ma tutte e due proprio per il Cassano, dai, è la cosa che mi sta un pochino più a cuore in questo momento, sicuramente. Però noi siamo contenti che per l'Inter, tutti e tre, tra l'altro, dichiariamolo, esatto. Perché insomma... Scherzi a parte, però, una grande partita, un primo tempo più di difficoltà, poi sì. Però siete riusciti un po' con le unghie e con i denti a agguantare questi tre punti. Sì, come hai detto tu, un po' un primo tempo difficile, sia comunque per la squadra che incontravamo, che è una squadra solida, compatta, con buoni giocatori, e poi forse anche un pochino per demerito nostro, perché magari ci siamo un pochino più preoccupati della situazione in cui siamo, e invece il secondo tempo, essendo un pochino più spensierati, dove essendo sotto 1-0, nella situazione in cui siamo, dove non abbiamo più niente da perdere, abbiamo pensato più a giocare, come ha detto il nostro mister, e penso che la differenza si sia vista. Abbiamo messo lì la sestese, siamo riusciti a fare due gol, uno all'ultimo minuto praticamente su rigore, e siamo riusciti a prendere i tre punti molto importanti. Noi questa partita abbiamo voluto giocarla in anticipo. Esatto. Si dia inizio alla spinta. Via! Allora, partiamo dal fatto che voi non avete idea di quanto sia difficile calciare un rigore senza vedere la palla. Non so cosa pensi tu, ma... No, no, condivido. È stato difficile, ma penso si sia visto. Una volta non l'hai neanche presa, quindi... Hai vinto, ma una volta non l'ho presa. Perché non ho toccato la palla, quindi ho potuto ripetere. Quindi tengo a sottolinearlo. Ma comunque ho vinto io, ecco. E siamo 2-0. Perché sì, insomma... sì, sì. Non capisco perché nessuno non ti voglia. Infatti, anzi, lancio un appello al campionato di eccellenza. Io giocherei 10 minuti, anzi, minuti di recupero di una partita qualunque di questo campionato. Lo lancio lì, poi magari qualcuno... Magari qualcuno. Chissà, magari qualcuno gli viene in mente. E avrà pietà di me.